Ciao, sono qui a presentarvi il nostro nuovo prodotto, il Graffiti Top Coat, un prodotto unghie, uno smalto molto molto particolare. Come vedete sulle mie unghie, è un risultato che non si è mai visto ed è molto facile da applicare. In questo video vi farò vedere quanto è facile applicarlo e quanto è divertente farsi una manicure col Graffiti Top Coat. Laila vi presenta questo prodotto in 6 colori: blu, rosa, e il tappo rappresenta il risultato finale. Rosso, bianco, un bellissimo giallo acceso e nero di tema. Graffiti Top Coat si chiama Top Coat proprio perché deve essere usato come un finale della vostra manicure. Deve essere applicato sull'unghia smaltata, smaltata di qualsiasi colore che voi abbiate già sulle unghie o che avete in casa. È molto divertente e io spero che in questo video possa farvi capire la facilità e il risultato unico che si può avere grazie a Graffiti Top Coat. Ciao! Allora, incominciamo con l'applicazione del Graffiti Top Coat. Come vi ho detto, è molto facile e bisogna applicarlo su unghie smaltate, quindi bisogna scegliere un colore. Io ho scelto il bianco gesso della Laila, il numero 85, e andrò a applicarlo su tutte le unghie. Per completare il look graffiti scelto da me, io ho scelto il nero. Ho la mia mano smaltata, l'ho fatto asciugare per almeno 5 minuti, questo è molto importante. Prendo la boccetta di graffiti top coat nero, non pulisco tanto il pennello, ma prendo una bella goccia e rapidamente, con passate rapide, coloro di nero tutta l'unghia. E guardate un po' cosa succede. Piano piano vedrete che lo smalto nero si trasforma in un bellissimo graffiti. E in 5 secondi il prodotto è già completamente asciutto. Incredibile. Andiamo avanti. Come ho già detto prima, una gocciona e passate rapide. Non deve essere esatto l'applicazione del graffiti nero, tanto ci penserà lui, ritirandosi a formare il disegno. Guardate. Piano piano lui viene fuori. E come vedete è sempre diverso uno dall'altro. Adesso ne faccio due. Vediamo insieme cosa succede. Piano piano viene fuori il disegno. Ecco perché ho detto che è proprio una novità nel campo dello smalto, perché non si è mai visto niente di simile. E avete notato la facilità con cui lo sto facendo. Man mano che lui asciuga, si formano queste crepe che vanno a formare il graffiti. E questo è il risultato. Continuo sull'altra mano.
Io adesso ho scelto il nero per farvi vedere un risultato che si vedesse in videocamera molto di più, però io potevo scegliere tutti i sei colori e quindi già con una base bianca abbiamo sei possibili risultati. Vedete? Il risultato, non so se si vede in videocamera, è opaco, quindi si vedrà il lucido dello smalto sotto e l'opaco del graffiti. Se l'opaco non piace, basta prendere un incolore, che può essere il nostro 69 o il nostro Brilliant 2, una mano di incolore veloce su tutte le unghie. Così il risultato sarà graffiti lucido. Voi il look graffiti top coat di Laila.